Buonasera ragazzi, questa parolina magica ufficiale. Ufficiale, Bissek è un giocatore dell'Inter. Per tanti giorni sembrava che dovesse essere sicuro, poi dopo no, perché poi c'era da capire con la squadra se lo si pagava in un modo piuttosto che in un altro, mille paturnie, poi finalmente oggi la firma, visite mediche fatte, eccetera. Quindi, Bissek è un giocatore dell'Inter, un difensore, benvenuto. Benvenuto, Bissek, di nome Jan Aurel, tedesco, di origini camerunensi, nazionale under 21 della Germania. Difensore dalla stazza imponente, abile con entrambi i piedi, anche se il suo piede preferito è il destro, e nel gioco aereo. Può giocare in tutti i ruoli della difesa, anche se preferisce essere impiegato sul centro-sinistra in una difesa 3. Quindi praticamente la posizione di bastoni in tutti i sensi. 1,96, quindi bello alto, 83 kg, questo sto guardando Wikipedia, quindi potremmo anche sbagliarci, ma è abbastanza preciso. Quindi l'abbiamo acquistato dalla Aarhus, squadra danese. Non tantissimi gol, ma ovviamente lui essendo un difensore. L'unica presenza con Under 21 l'ha fatta giusto questo campionato, Under 21. Una presenza soltanto contro Israele. Comunque, io questo giocatore non l'ho mai visto effettivamente giocare, perché comunque però anzi forse anche segnato, tra l'altro sì, con Israele ha anche segnato, quindi guarda caso incredibile. Speriamo sia un buon rinforzo. Ovviamente difensori ci servono. È andato via Skriniar, quindi per forza di cose dovevamo prendere un altro di riserva. Lì vai a fiducia, classe 2000, quindi insomma giovane, ma non troppo, ma il giusto. Speriamo di aver indovinato l'acquisto. Tedesco, quindi si va ad aggiungere a Gosens, un altro tedesco, quindi capitava dai tempi di Breme, Matheus a momenti, però vabbè, altri tempi ovviamente. Speriamo ci dia una giusta mano in questa lunghissima stagione, tra l'altro iniziata praticamente oggi, la pre-season, no? Per intenderci, l'intervista classica, conferenza stampa di Inzaghi e di Marotta, inizio stagione. E ufficialità di oggi, anche non solo per quanto riguarda le entrate, ma anche le uscite. Ufficialità che sembrava che poi alla fine Samir Handanović non rinnova il contratto, giusto dare omaggio ad Handanović. Non rinnova il contratto, quindi ai saluti, tante critiche nei suoi confronti, ovviamente anche da parte mia negli ultimi anni. Quelli che dicono che non lo ringraziano, cosa direi che è un po' eccessivo, perché comunque ci riferiamo agli ultimi anni, che comunque era a fine carriera, però non dobbiamo assolutamente dimenticare negli anni bui che abbiamo avuto. Vi parlo del 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ci ha salvato il culo in parecchi modi. Poi lì è ovvio che aveva una difesa non così perfetta, però comunque ne ha parati di rigori, che ne ha parati, salvataggi ne ha fatti, insomma. È stato un buonissimo portiere. Ovviamente questi ultimi anni poi ha avuto le sue pecche, tante volte rimaneva fermo senza buttarsi in tantissime occasioni, anche nei colpi di testa o anche nei tiri da fuori, però comunque è stato comunque un grande campione, ha vinto i titoli solo negli ultimi 3 anni praticamente, uno scudetto, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppe, quindi praticamente è stato capitano, ha preso il posto di Riccardi come capitano, quindi come giusto che fosse. Quindi lo salutiamo, vi auguriamo buona fortuna. Adesso non so dove andrà a giocare, se giocherà ancora, ma comunque ha fatto una buonissima carriera. È un peccato non abbia vinto più titoli con l'Inter. Diciamo, nei primi tempi è stato un'Inter disastrosa ed era l'unico difendibile nella squadra assolutamente.
gli ultimi anni sono stati come sono. Quest'ultimo c'è stato Onana, quindi Onana che anche lui è quasi saluti, però di ufficialità abbiamo che Handanovic non sarà più giocatore dell'Inter, così come anche il terzo portiere Cordaz, ufficializzato anche oggi. Cordaz, primavera dell'Inter di 20 anni fa, l'anno scorso è tornato come terzo portiere, quest'anno ha fatto 2-3 presenze quando l'ha fatto. Sono riuscito a vederlo dal vivo, nella sua ultima presenza con l'Inter contro il Torino, quindi per l'appunto ha fatto un grande salvataggio anche lui. Quindi Cordaz è sempre stato un buon portiere, comunque ha giocato in squadrette, però squadre di non alta classifica, però anche lui è sempre stato professionale, perciò sicuramente ringrazieremo anche lui, così come Samir Handanovic, per me. Saluto professionista, quello non c'è che dire. E niente, ufficialità ci sono state finalmente, adesso vediamo Onana che doveva concludersi la trattativa, forse oggi, ma il nulla è successo a Manchester United, non si è capito se effettivamente ha offerto 50 milioni, 55 o quanti. Sembrerebbe adesso che ci sia stata l'offerta dell'Inter verso il Chelsea per prendersi Lukaku, che effettivamente non andrà in ritiro con il Chelsea, non tornerà a Londra, quindi sono messo d'accordo col club, vedremo se sarà così. Mille voci, Corriere dello Sport sta sparando mille puttanate su Lukaku Juve si è interessata. A quanto pare Lukaku vuole solo l'Inter, vediamo di fidarci, chi lo sa. Comunque questa settimana vediamo gli altri sviluppi. Intanto il ritiro sta per iniziare. Questa settimana si riuniranno tutti, un po' decimati in parte, però vabbè, di nuovi ce ne sono stati: Thuram, Frattesi e Bisse, quindi un attaccante, un centrocampista e un difensore. Quindi stiamo coprendo un po' i buchi, e i portieri ci sarà una rivoluzione, quindi 3 su 3 verranno cambiati molto probabilmente. Di Gennaro, anzi ieri è stata l'ufficialità che è stato torna anche lui all'Inter, un po' stile Cordaz, ormai trentenne anche lui, quindi sarà il terzo portiere. Perciò benvenuto anche a Di Gennaro, che andrà a riassestare il reparto dei portieri, che sarà totalmente nuovo, un Inter che si rinnova proprio quasi totalmente. Bene ragazzi, inizia la nuova stagione, è passato un mese dalla finale di Champions League, devo dire che sono ancora qua alla finale, se ci penso, dopo un mese, dà un po' di fastidio non essere riuscito a conquistare, perché è in finale, siamo arrivati, però un conto è arrivarci, un conto è alzare la coppa, non aver alzato la coppa per un pelo così, e dispiace davvero. Comunque, benvenuto Bissek, buona fortuna Handanovic, buona fortuna Cordaz, buona fortuna anche Di Gennaro che è appena arrivato, quindi serie di cambi. Noi ci vediamo alla prossima, sempre Forza Inter, iscrivetevi al canale, mi raccomando.